Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Scelta tattica precisa da parte del mister, sarà 4-3-3. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Tutto dipende dai movimenti di smarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. Dunque, calcio d'inizio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Estremo difensore, la calcia lunga. Ha una palla d'oro dai piedi. Tiro di Galavino. Si scrive al capolino di Mercatori. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Prova a metterci il piede. Lungo passaggio in avanti. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Ottimo scambio. Bel gesto tecnico. Da lì può crossare. Preferisce il retropassaggio. Federico Ricci, c'è il cross e non trova nessuno là in mezzo. Cerca la profondità, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Opta per il lancio lungo. Cerca una soluzione con la palla lunga. Tocco preciso. Ottima la pressione difensiva. Un intervento impeccabile. Bartolomei. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Si spinge in avanti, prosegue nella sua corsa, scodella il cross. Garabino ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non c'è arrivato. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Effettua un passaggio lungo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Occasione per il contropiede. E c'è un bel pallone in avanti. Attenzione al tiro! Il pallone finisce al gol.
determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Passaggio in avanti. Bartolomei. Mora. Fa avanzare la manovra. Palla intercettata. Lakicevic. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. In che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Si ricomincia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Di Gaudio. Galabino. Finora ha già segnato due gol. Cerca il numero. Decide di sfruttare la fascia. Prova la giocata di Fino. È in posizione per il cross. E trova bene. Partito! E hanno sprecato questa opportunità di contrattaccare e ci hanno messo troppo. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla palla. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Mette la palla dentro. Buona deviazione del portiere. La palla viene rigiocata verso l'interno. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti. Bartolomei. Cerca gran colpo di testa. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. 3-0 dunque. Noto marcature asfissianti, non si concede niente. Ora stanno provando a correre ai ripari. Non si sa mai che gliene faccia un altro paio. Vuole il lancio filtrante. Dunque rimessa laterale. Lakicevic. Mora prevale, recupera palla. Opportunità di ripartire. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca a sinistra. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a giocarla in profondità. Lakicevic di forza. Zigoni si allunga per arrivare al pallone. Errore qui, pallone sprecato. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altro quarto uomo. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. C'è il lancio lungo e trova il compagno. Pallone alto nello spazio. Allontana la minaccia. E attento, allontana senza problemi. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Provano a partire in velocità.
Firenze. Cerca l'uomo là davanti. Tiene la porta. E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto.